continuiamo le nostre interviste nell'ambito della ricerca sull'architettura nel Cantone Ticino dal 1945 al 1980 e oggi abbiamo il piacere di avere con noi, di ascoltare Ivano Gianola, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito e a cui chiediamo subito una prima domanda. Se ci parla di quella che è stata la sua formazione, il suo percorso di studio e l'inizio della sua attività professionale. Grazie, grazie dell'invito. Cioè, si può partire in questo senso che dopo aver terminato le scuole d'obbligo a Biasca, no? Ho intrapreso la via dell'apprendistato di disegnatore edile a Zurigo, erano gli anni 60-63. In quel periodo si faceva un giorno di scuola e quattro di lavoro. E il datore di lavoro era un italiano di cui aveva uno studio ma anche una piccola impresa edile, no? Per questo mi occupavo sia del disegno e anche del cantiere. Facevo tutti i giorni il cantiere, quindi è stato un periodo abbastanza bello come per un disegnatore edile. E mi ricordo che proprio durante questo periodo ho acquistato il mio primo libro di architettura, ho acquistato Richard Neutra, e di cui alla sera andavo a casa e ricopiavo tutti i piani di Richard Neutra, tutte le case. Poi, dopo terminato l'apprendistato a Zurigo, di cui era difficile per la lingua perché ho dovuto imparare, si parlava addirittura dialetto nella scuola, ancora a Zurigo. Ho fatto ancora un paio d'anni come disegnatore in studi di architettura e poi sono ritornato a Biasca e ho incontrato Lio Garfetti. Questo è il periodo praticamente 65-66. E il quale mi ha subito preso in simpatia e mi ha detto: qua lavoriamo assieme. Lui aveva un edificio commerciale e residenziale a Biasca da eseguire, fra i cui c'era l'appartamento di sua madre, e quindi ho cominciato a lavorare con lui. Quello che è stato interessante è che lui aveva già iniziato con una struttura puntuale, una struttura a pilastri, consulente, di cui ho fatto i piani e poi ho seguito il cantiere. E devo dire che da questa struttura libera, questo modo di fare con le facciate in vetro, ho imparato cosa voleva dire questo piano libero che si parla ancora oggi, il positivo e il negativo di questa storia. Poi, da Galfetti sono sempre stato a contatto con lui e avevo in quel periodo cominciato a conoscere anche gli altri architetti. Erano normalmente studi associati, non c'era un singolo, c'erano studi associati. C'erano già professori a Ginevra, come Tita Carloni e Peppo Brivio, e c'erano i professori a Zurigo, Kamenzind e Schneble. Erano già studi affermati, era la generazione prima, studi che avevano già realizzato anche opere molto importanti, con opere istituzionali anche per quel periodo, no? E si mettevano anche assieme per partecipare a dei concorsi internazionali. Questo era molto bello. Io ero un secondo apprendista, diciamo, apprendistato che facevo, no? Nonostante mi rendessi conto della mia difficoltà come autodidatta, perché questo era il mio tema, ero un autodidatta, dovevo studiare continuamente, ero subito sicuro che avrei voluto un ufficio in proprio, ma non volevo mettermi con nessuno. Questo forse è il mio carattere libero che mi è sempre stato vicino, no?
e quindi anche questo timore è stato superato dalla volontà di fare. Naturalmente avevo una committenza, come si può dire, di conoscenze vicino, che erano gente che voleva delle abitazioni a costo minimo, no? Però avevo anche capito che l'importante era impegnarsi, dare il massimo anche su una cosa di cui non c'era tanti soldi. Se immagino che la prima casa che ho fatto dopo quella di Cugnasco, che era la più impegnativa, ma quella vicino a Loazzano, era una casa di 140.000 franchi a quel periodo, e non potevi superarli perché erano persone umili, erano persone che avevano bisogno di rimanere in questo paese. Però questo mi ha portato a dire: ma si può anche lavorare con questa situazione. È da lì che con Galfetti mi ha fatto conoscere Flora Luciano e ha detto: ma vieni da noi, io la Biasca, vieni da noi, vieni a Riva e mettiti là a lavorare. Quindi c'era Flora Luciano con questa bella abitazione con la corte, che era chiamata corte degli inglesi, no? E da lì sono entrato a far parte del gruppo e ho messo un piccolo ufficio con l'abitazione. All'interno della corte c'erano già gli architetti Ivo Truppi e Crembull, no? Poi sono arrivato io, in seguito è arrivato Ivo Truppi con Bianchini, e poi è arrivato Giancarlo Duris, che ha costruito la casa vicino, che forse conoscete, quei due triangoli, che era la casa studio e abitazione. Quindi era una situazione molto favorevole, ma anche molto forte, perché c'era Flora Luciano che aveva dei contatti molto legati all'Italia. La sua casa era un po' un porto di mare, la porta era sempre aperta, abitavamo, ci incontravamo la sera a discutere, ma lì abbiamo incontrato anche architetti, scrittori, mi ricordo ceramisti, io ho incontrato Panos Tsolakos, che era un greco, che sono diventato amico, che gli ho fatto la casa a Faenza, cioè era una situazione bella, situazione favorevole per un personaggio come me, che era sempre sotto voglia di studiare, perché questo era il tema. Nell'opinione pubblica poi la corte degli inglesi era diventata la corte degli architetti, no? E che da lì c'era tutti questi incontri. Ed è proprio in questo periodo in cui ho avuto l'opportunità di fare il concorso di Malerna, dell'asilo di Malerna, perché era un concorso a invito, però gli invitati, che era Crembull e Bobbio, non potevano fare il lavoro, avevano altri impegni, dovevano andare via, avevano molti lavori, no? Così mi hanno passato il lavoro a me. E ho avuto la fortuna di fare questo concorso e, come si vuol dire, vincerlo, no? D'altronde i rapporti con i colleghi c'erano sempre, ma erano sempre rapporti di lavoro, no? Io mi ricordo con Snozzi Vacchini avevo un rapporto come assistente, no? Con Galfetti ero più vicino, come anche come personalità, poi mi piaceva come lui lavorava, no? Era bello, lui non riusciva mai a finire una costruzione perché aspettava sempre l'ultimo momento per la decisione, no? Io invece ero uno che non riuscivo a far quello, no? Ero all'incontrario, ho paura a non farle cose. Lui invece aspettava fino alla fine e poi decideva quando era il momento, no? E mi sono ritrovato con Galfetti ancora nel 2012. Quindi sono passati tanti anni. Nel 2012 ho visto Galfetti passare nel mio ufficio e ho capito che avevo bisogno di lavorare più di tutti. Era un periodo che
lì io avevo problemi del lavoro, no? E allora io ho detto, dai, stai qui, abbiamo l'ufficio e abbiamo lavorato assieme. Il metodo era molto semplice, mettavamo il massimo assieme sulla progettazione iniziale e poi ognuno la propria esperienza, alla fine non sapevamo se aveva detto lui o l'avevo detto io, era modo ancora libero di fare. E poi dopo io col mio studio andavo a andare fino nei minimi dettagli, perché io non ho mai lasciato la costruzione proprio nel modo di fare, ho sempre portato ogni costruzione fino al minimo dettaglio, tante volte anche mettendo del più del mio, ma andavo fino al minimo dettaglio, no? Erano gli anni 60 e 70 ed era anche gli anni in cui era abbastanza normale riferirsi a delle persone geniali come Wright, Mies, Le Corbusier, Alvarado, fino a Louis Kahn, no? Io personalmente ero sempre attratto da Richard Merton, dopo è arrivato anche Corbusier, ma da Richard Merton in cui ammiravo quella grande ricerca interna, con il rapporto interno-esterno, con la qualità di tanti materiali, diversi materiali messi assieme, ma con un gusto fantastico, e con anche questo rapporto del vuoto dell'ECA, perché lui costruiva molte, no? Era venuto anche in Svizzera a fare una bellissima abitazione proprio a Ascona. Ecco, in quel senso lì era lui, però dopo ognuno ha preso un po' un suo modo, un innamoramento, diciamo così. Io ho visto in Corbusier qualcosa che di una genialità unica, era un uomo che progettava città, dipingeva, faceva sculture nel medesimo tempo, era un unicum, però aveva un qualcosa che mi attirava, quello di riuscire a costruire delle case che arrivavano a essere delle cose astratte, con il beton e questo. E quello mi ha fatto viaggiare lui, mi ha fatto andare a vedere le sue cose. Allora andavo, vedevo le costruzioni a una, le studiavo come erano state inserite, il perché del materiale, come era costruita, no? Perché si parlava sempre di Corbusier come un uomo completamente rivoluzionario, che era vero, però era un classico. E ho imparato da lui che era capace di ribaltare le cose, ma aveva una classicità precisa, il modo dei pilastri, il modo delle entrate, anche se non era asimmetrico, ma tutte queste cose erano una cosa fantastica. E di cui tornavo da questi viaggi con sempre maggior voglia di fare, maggior voglia di continuare questo lavoro, e anche sapendo che dovevo fare una gavetta molto, molto forte. E da lì che è nata la prima casa di Vigiano, quella Cugnasco in Beton, è stata la casa in cui ho ricevuto un compito da un proprietario ticinese che metteva i soldi per un italiano, era di Crotone, persone che non hanno mai visto la casa, sono arrivati e sono entrati, no? Perché era un modo solo di riempire il terreno. Era una casa però molto importante per me, perché era su questo grande pendio con la roccia, e da qui ho inserito questo elemento come erano inserite gli edifici rustici che stanno di sopra, perché a quel tempo non c'erano case lì, ero l'unico in quel momento lì vicino a un'altra piccola casetta. E lì ho avuto il coraggio, devo dire, perché è una casa coraggiosa, è 15 metri di altezza sul davanti,
Però avevo imparato una cosa molto precisa e che mi ha poi aiutato nella vita, era che la casa su quattro piani, è difficile per una casa unifamiliare il quattro piani, perché sopra il tre è già una casa dispensiva a livello di circolazione. E da lì che ho imparato di creare un centro, difatti ho messo al centro la cucina con il soggiorno su un duplex, mettendo le camere dei genitori sopra e le camere dei figli sopra. Ecco, questo tema mi ha aiutato a sempre a tenere questa tipologia dove il centro è un cuore molto importante. Era stata una casa discussa, era stata una casa che non, la gente sicuramente faceva fatica a capire, era uscita sui giornali, ero stato chiamato dalle bellezze naturali, che si chiama, a quei tempi si chiamavano bellezze naturali, e che era il presidente, era l'onorevole Speziali, che mi ha detto: Ivano, ho molte pressioni, dobbiamo trovare una soluzione per mascherare questa casa. Questo era difficilissimo perché era una casa su una roccia, non c'era neanche la possibilità di piantumare alberi. E mi è venuta in mente l'idea di mettere dell'edera. Allora, in 3-4 anni è cominciato, tutto il beton si è amalgamato di verde, la gente è rimasta più tranquilla, il verde è continuato. E fino a quando poi c'era sempre un gruppo di germanici che veniva con la scuola, e quando la casa è stata venduta hanno detto: Ma perché tieni il verde? E dopo l'hanno levato, il verde è diventato ancora libera, aperta il beppu. Bisogna dire che questa edera ha mantenuto il beton freschissimo. Quando l'abbiamo tagliato dopo 12-13 anni, il beton era bianco come fosse stato nuovo. Ecco, questa è la Viggiano, questa casa che gli ha dato questa volontà verso Corbiù. Ma naturalmente quei tempi potevi essere così, ma dopo devi capire che la strada è tua, e anche se nel lavoro è meno incisivo verso il formalismo, verso queste cose che possono dare un'immagine forte, tante volte è meglio fare cose più tue che continuare su questa strada. E da lì ho cominciato a dire: No, la strada deve essere mia. In quel periodo lì, come dicevo prima, ero assistente al Politecnico di Zurigo con Snozzi, Vacchini, Studer anche, e di cui lì ho fatto la mia scuola, no? Perché mi approfittavo di questo momento. Avevo un timore enorme perché io giudico che l'insegnamento è una cosa difficilissima, quasi è difficile da fare. Io ho timore di non essere all'altezza, però dopo, quando i professori hanno cominciato a dire: No, non è solo teorico, qui dobbiamo mettere dentro i tavoli da disegno nelle aule, no? Allora la cosa si è riempita come un atelier. Avevamo 80 studenti con Snozzi, quindi ogni assistente aveva 20 studenti, e sul tavolo di disegno mi trovavo bene perché era un modo, sempre che è stato il mio modo di fare. Quello che ho tentato di dare allo studente era la volontà del fare con una ricerca lenta, passionale, e capire che anche la ricerca non è sempre positiva, la ricerca ti porta anche al negativo, ma proprio per questo diventa una ricerca e diventa un modo di fare, perché ha un certo fine, no? E quindi portavo lo studente ad amare la volontà del fare, che era per me quello che volevo, sentivo di più di fare. E bisogna dire che questo modo di fare ha avuto successo,
perché l'hanno preso anche gli altri dopo, Studer anche, ha preso anche con Vacchini, e l'operato era come essere in ufficio, in sostanza di cose. Devo dire che in quel periodo lì ho sfruttato anche il tema di questi rapporti con gente internazionale, perché a Zurigo arrivavano più persone dal nord, meno italiani, erano più persone dal nord. Mi ricordo c'era Paolo Hofer, che era uno storico molto bravo, che seguiva le sue lezioni. C'era Giesel, che era un architetto conosciuto di Zurigo, che era un bravissimo architetto. È arrivato Aldo Van Eyck, c'era Aldo Rossi dagli italiani. Però Aldo Rossi aveva un insegnamento molto suo, molto freddo, devo dire. Lui faceva queste lezioni, leggeva il suo libro della città, no? e tramandava la parola agli studenti. Quello che noi volevamo invece era più il disegno che ci interessava. Ecco. Però da lì ho avuto conoscenze con questi professori dal nord. È arrivato Rob Krier e Leon Krier, che erano a Vienna, che siamo diventati anche amici, che loro... era un momento che erano anche insegnanti, e poi è arrivato anche l'americano, che mi sfugge adesso il nome, un americano, John Hajduk, che aveva poi fatto anche un corso con gli studenti, quindi era una popolarità internazionale, ma più legata al nord che non al contatto italiano. È per quello che, come dico, i 7 anni che sono passati come assistente al Politecnico Zurigo erano degli anni dove il contesto era un contesto del nord, con i professori e studenti che provenivano poi dall'Austria, dalla Germania, così. Poi è arrivata questa esposizione Tendenze, no? Di architettura a Zurigo, che ha fatto conoscere il nostro operato. Devo dire che il nostro operato dagli architetti, che seppur erano differenti, avevano questo vantaggio, questa voglia di essere uguali nel modo di fare, anche se ognuno aveva una propria linea o una propria modo di produrre. E in quel periodo devo dire che è stata una marea di studenti che arrivavano in Ticino. C'era poi Botta, che era molto conosciuto già a quel periodo, c'era Galfetti, che aveva già delle conoscenze internazionali, Snozzi, questa gente qui. Quindi arrivavano anche nel mio studio persone come dall'Austria, dalla Germania, sono arrivati poi dall'Ungheria, dalla Polonia, fino ad arrivare poi dalla Corea, dal Giappone. Cioè è stato, secondo me, il valore dell'esposizione di Zurigo e del momento di Zurigo con Snozzi e quei Aldo Rossi e questa gente, è che ci hanno fatto popolari, altrimenti non eravamo conosciuti. È stato Martin Steinmann che lui ha avuto l'intuito di dire: no, con questi architetti hanno un metodo di fare, un modo di fare che probabilmente ci aiuta. Poi loro l'hanno fatto diventare una scuola, ma quello è il loro tema. Il nostro tema è che siamo diventati conosciuti. Questo era il tema maggiore della cosa. E abbiamo avuto, come dico, molti studenti che sono passati negli uffici. L'altra cosa che mi mancava, che questo lo sentivo, mi mancava molto, era il contatto con l'Italia, perché l'Italia per noi è come appartenere, dato la sua cultura e tutto. Questo a me mi mancava. Non era flora, lo sai, era un mare in questo senso, ma lui a me mi mancava. Allora
avevo capito che dovevo affrontare il tema italiano e allora ho detto, ma allora io voglio vivere in Italia e lavorare, no? E ho comprato un piccolo ufficio abitazione a Venezia. Ho comprato a Venezia e sono rimasto per 10 anni facendo in avanti e indietro, godendo dei lavori che dovevo fare progettando a Venezia e vedendo sul vero, scala 1 a 1, i temi della città. È stato molto bello. Poi dopo però con quei lavori in Germania dove dovevi partire alla domenica, ritornare al mercoledì, con l'aereo non era più possibile mantenerlo. Ero all'inizio, avevo una grande volontà di fare un bel lavoro e c'era questo sedime a Palermo che era un sedime che si trovava nel nucleo del paese, no? Con la chiesa da un lato e dall'altro lato la casa vescovile e poi c'era il sedime, no? E qui bisognava intervenire e qui c'è una cosa molto curiosa, no? Questo sedime era attraversato da una strada infossata e il bando di concorso chiedeva la realizzazione dell'asilo sul primo sedime, quello a contatto del nucleo. Io trovavo che era sbagliato. Per dire, a quei tempi si aveva anche più coraggio, no? Dopo col tempo il coraggio va via, ma quel tema. E io ho detto, no, ma questo è sbagliato. E ho messo l'asilo sull'altro terreno, al di là del fossato, no? Che guardava verso il nucleo, no? Cercando una tipologia orizzontale che metteva in evidenza la verticalità del campanile della chiesa e la verticale di Villa Vescovile, in modo che l'asilo diventasse la terza istituzione, no? E davanti il vuoto. Qui è stato un problema enorme per la giuria. La giuria era presieduta da un bravissimo uomo architetto, già anziano in quel periodo, che era Oreste Pisenti, no? E la giuria ha detto, ma questo è un bel progetto, questo è un progetto che vale la pena, però è fuori concorso. È fuori concorso. Perché tutti gli altri avevano eseguito il progetto sul primo sedime, quello dove il bando lo chiedeva. Allora, oggi non potrebbe più capitare una cosa così, con tutte le burocrazie, quando fare un concorso è possibile. Cosa hanno detto questi architetti? Hanno preso la legge e hanno buttato fuori, eliminato dal concorso il mio progetto, no? Premiato gli altri, però chiesto al municipio di realizzare questo progetto. E quindi oggi non avresti più questo coraggio perché dici, ti buttano fuori neanche senza guardarti. No? Quindi il municipio aveva aderito e così ho potuto costruire questo asilo. Era un asilo per 6 sezioni, era diviso in sezioni con circa 20-30 studenti per sezione per 180, era già un grande asilo a quel periodo, eh? Questo molto piatto, dove avevo capito che era l'istituzione doveva essere il gioco, il bambino deve entrare nel gioco. Così mi sono divertito a capire che era l'orizzontale il tema, in modo che il bambino si muova indipendentemente, e avevo creato anche all'esterno uno spazio urbano con questa strada che si percorre per andare nel portico per poi entrare nella scuola, no? E questo portico era d'obbligo anche perché durante i momenti di pioggia, ecco che il bambino può uscire e giocare sul portico, perché il tema è il gioco,
no? L'altra cosa che, dopo che ho fatto delle ricerche con degli altri asilo, che avevo capito era la difficoltà per le maestre o i maestri di controllare i bambini. Quindi avevano un orario prestabilito di uscire con i bambini, perché scappavano, il problema al bambino è difficile da tenere, no? E questa cosa a me disturbava. Allora è nata l'idea di fare una corte interna che permetteva anche al bambino di giocare all'esterno ma essere controllato all'interno, e nel medesimo tempo le sezioni si incontravano, la sezione di uno si incontrava nello spazio esterno. E questo è diventato, e ancora oggi nel cantone, quando fanno un concorso degli asili, c'è la mia tipologia dell'asilo come elemento importante di questo percorso del gioco e della chiusura della corte. Inoltre mi ha aiutato a far capire che nel momento del momento di pranzo, perché i bambini iniziavano alle 10, la mamma li lasciava all'entrata, poi il bambino partiva, andava su questo portico che spaziava su tutto il territorio, entravano nell'asilo e a mezzogiorno avevano la pausa. E allora durante il mezzogiorno ho inserito la scala per portarli nei refettori sotto, no? Di modo che il momento di pranzo era il cambiamento per il bambino di un nuovo spazio, di una nuova visione, per poi dopo ritornare nelle aule. Quindi questo asilo è stato sofferto, è stato fatto con cura, no? E devo dire che è anche stato ben tenuto. Difatti ho proprio, mi sembra, 2 anni fa abbiamo fatto il restauro dopo 50 anni dell'asilo, perché nel frattempo è entrato come asilo edificio protetto a livello cantonale. Il comune mi ha ancora dato la possibilità di guardare, io l'ho restaurato, ho visto come è stato ben mantenuto, ed è stato mantenuto anche perché il mio modo di fare è il tentativo di essere corretto verso la costruzione, no? Lo zoccolo al momento giusto, le finestre con l'arretramento giusto, tutte queste cose hanno fatto sì che si è mantenuto e ho potuto ancora portarlo nel come era, come era stato costruito. Per la questione che si parlava dell'edilizia scolastica e quali rapporti con i committenti, io devo dire che ho avuto poco contatti rispetto agli altri architetti, no? Io ho fatto solo l'asilo di Palermo come committenza, diciamo, pubblica, no? Questo concorso era un concorso molto importante proprio all'interno del centro storico, era un concorso urbano e nel medesimo tempo bisognava realizzare 3 edifici, uno bisognava restaurarlo e 2 venivano costruiti, no? Ed era difficilissimo proprio al centro storico. Allora la prima cosa che ho fatto era aprire un altro studio a Monaco per avere i collaboratori vicino al cantiere, perché le responsabilità erano anche verso il cantiere. Abbiamo portato l'ufficio là, quindi l'ufficio da 3-4 persone come era prima, a un certo punto si è sviluppato a 20 persone. Il lavoro era molto importante, era molto importante, ed era un lavoro dove capivo che si poteva imparare molto da questo, perché il concetto urbano andava su diversi fronti, no? Non era solo sul mio, io mi ero allargato, di modo che altri comparti venivano intromessi nella mia urbanità. Difatti sono arrivati anche Herzog de Meuron ed altri architetti che hanno continuato
con altri progetti, no? L'idea è stata quella, quelli che potevo, dovevo demolire, quegli altri che partecipavano all'insieme, li ho fatti diventare cofte, cioè da block è diventata off, cioè volevo far passare le persone all'interno, no? E ho aumentato di 5 volte il passaggio pubblico. E questo è stato quello che mi ha fatto aver successo in questo lavoro, no? E questa voglia di far passare l'urbanità negli edifici mi è continuata anche quando ho vinto il concorso del LAC di Lugano. Il concorso del LAC è nato, ho vinto perché sono riuscito a dare una nuova strada interna alla città che prima non c'era. Io credo che ancora oggi che progettare un edificio sia qualcosa che richiede una metodologia di lavoro dove la ricerca continua diventa stile di vita. Io non ho mai separato la vita col lavoro. Il lavoro diventava vita e la vita diventava lavoro, no? Ed è una continua evoluzione, io penso che dove non esiste sosta. Però sempre ho voluto lavorare in maniera accurata e onesta e libera. Infatti non sono mai entrato in nessuna associazione, faccio fatica. Sono forse data dalla mia inizio, dalla fatica, sono un uomo a me stesso, questo devo dirlo. Però in questa ricerca devo dire che è nata qualcosa che mi ha detto che l'architettura o il lavoro ho bisogno io di chiarezza e verità. E tutto questo mi ha portato ad amare la semplicità, che non è né semplicismo, non è né facilità. La semplicità è una fatica enorme, che però mi appartiene. Forse sono, da qui ho capito che sono un uomo che vuol solo far fatica. Ecco, far fatica, perché andare a cercare la semplicità vuol dire raddoppiare il lavoro, approfondire fino a quando fare la cosa più chiara possibile, perché è questo che mi interessava. Perché anche quello che vedo oggi, che molti architetti sono convinti che la ricerca della novità la vogliono in ogni lavoro. Invece io credo no, credo che non è la novità l'importante, perché secondo me la novità ti porta a lasciare la costruzione da lato, perché la novità è superiore alla costruzione. Invece la costruzione ha bisogno di precisione, di temi, di rapporti. E quindi devo dire che io continuo ancora oggi a questa ricerca di semplificazione degli spazi dove il rapporto interno e esterno formano un unicum. Questo è il tema che ho addosso oggi. Cioè di non separare l'interno dall'esterno. Se faccio un interno mi arriva l'esterno, è perché li vogliono tutti e due assieme. Quindi nasce uno spazio libero, semplice, essenziale, no? Dove la struttura sempre di più mi è diventata un ordine. Cioè faccio fatica oggi a progettare se non metto prima in ordine cosa voglio della costruzione della struttura. Inoltre, un'altra cosa che ancora, come dico, si vede che ho dentro, negli ultimi 30 anni è nata la passione del giardino. Io ho comprato un bellissimo giardino a Mendrisio, che è 30 anni che curo personalmente, è un giardino pensili, e di cui non posso farne a meno, perché mi distrae, ma nel medesimo tempo mi implica a
a ragionare, a andare in profondità. E questo giardino è un giardino diventato, se possiamo dire, bello, si può dire la parola bella, ma quello che mi ha fatto imparare è l'inseparabilità che deve esistere tra la persona e la natura. Perché senza questo ho paura che il progetto manca qualcosa. E adesso ho introdotto in questi ultimi progetti da 10-12 anni che lavoro indipendentemente, faccio dei progetti di casa ma senza cliente. Faccio solo il progetto della casa, pensando a una casa al piano, a una cubica, a una separazione tra figli e genitori. Invento il programma per introdurre, ad esempio, questa inseparabilità con la natura, che non è quello di mettere su il verde sulle facciate, è tutta un'altra cosa, una cosa più profonda, no? Ad esempio, l'ultimo progetto della cubica, ho fatto il portico tutto libero a contatto col giardino, dove il soggiorno anche esterno ma vuoto. Ho messo dentro l'abitare nel cuore, che era quello già di Vigiano, su due piani, e il finale del tetto è un giardino con l'acqua, con le rose, verso il cielo. Ecco, queste cose dove sento che stiamo scivolando, stiamo andando via. Quindi oggi posso dire che ho lavorato e lavoro per amore e passione dell'arte del costruire. Questo è il mio modo, che mi piace molto perché deriva da Baukunst, che vuol dire Bau è la pura costruzione dell'edificio e Kunst è costruire con cura. Ecco, questo me lo sento. E quindi, quando mi avete fatto la domanda se esiste un progetto più significativo dell'altro, devo dire che no, non esiste, perché non ne ho uno. Non ne ho uno. Tutto fa parte di questo modo di aver imparato. L'unica cosa che ho fatto è che da anni, quando costruivo per privati, no, quelle poche cose come abitazioni multiple o così, e invece di prendere tutto l'onorario, prendevo un piccolo spazio di edificio all'interno, come un piccolo appartamento, e quello lo finivo nel mio modo di fare, in modo che sono diventati dei piccoli oggetti che ho in giro, no? Un giro, anche un appartamento che ho fatto per mia madre a Biasca, che è un appartamento curato al momento, ho questo qui a Mendrisio, ho la casa in giardino, sono tutte cose di cui ho rinunciato all'onorario pur di finire l'oggetto, come quasi come un artista che vuol finire il quadro, e ho finito con l'abitare. Quando si va in un cantiere, e noi andavamo tutti al cantiere, io particolarmente, no? Nel cantiere la gente, quando vede la passione e la ricerca che tu porti per fare e tanti disegni che non sono abituati ad avere, diventano partecipe. Quindi l'insegnamento è anche lì continuo, cioè l'insegnamento della persona che dal tuo disegno capisci anche che lui può fare il lavoro in modo più semplice e razionale di quello che avevo proposto, perché c'è un metodo di lavoro anche da parte loro, ma tutti partecipavano. Io mi ricordo ad esempio che quando con l'asilo di Balerna avevo chiesto di fare in modo, l'ho visto anche qui prima che c'è, il beton che si vedesse le righe, no? Della struttura del beton, no? E però per una questione razionale avevamo preso le perline che si maschiavano, maschiavano si dice, ecco, di modo che erano a fughe chiuse, no? E l'operaio mi fa,
E io gli dicevo, ma io le voglio che si possa vedere. Invece l'operaio come primo attito, lui vuole finire bene l'opera. Questo del beton grezzo è molto difficile farlo. Però quando ha visto così la passione, mi ha detto, lascia a me che lei vedrà che lunedì ha il beton. Iniziamo lunedì, il beton è a posto. Cosa ha fatto quell'uomo? Durante la domenica è ritornato in cantiere, ha bagnato tutto l'assito, in modo che l'assito sia allargato e poi ha gettato. Ecco, questo è un piccolo insegnamento, ma per dire che il cantiere impari continuamente. Guardi, quando avevo fatto il muro a Monaco di Baviera con il mattone da 25, no? Perché il mattone da 25 non lo faceva più nessuno perché costava troppo, si faceva il beton e poi il mattone da 12 attaccato, no? Io volevo un mattone indipendente, gli scozzesi pazzivano la voglia di farlo, perché nasceva il mattone che si incrociava, no? Che non avevano più fatto da tanto tempo. Quindi nell'artigiano c'è sempre la voglia di far bene, questo io e mio padre non fa legname. Mi ricordo che lui quando finiva qualunque opera, la prima cosa è levare dal taschino il fazzoletto per dargli l'ultima pulita al mobile. Cioè la passione dell'operaio esiste ancora oggi.